Buongiorno a tutti. Oggi facciamo i quadratini ripieni allo stracchino o minestra imbottita, come si chiamava una volta. È anche questa una minestra della tradizione, una minestra in brodo, un buon sostituto dei cappelletti o dei passatelli. Andiamo a vedere gli ingredienti. Ho già preparato l'impasto per semplificare e velocizzare un pochino la ricetta. Il procedimento, questo è l'impasto equivalente a due uova e 200 grammi di farina. Il procedimento lo potete vedere sia nelle ricette delle pappardelle oppure in quella dei cappelletti, è sempre lo stesso l'impasto della sfoglia. Invece per il ripieno abbiamo 230 grammi di stracchino, 40 grammi di grana, formaggio grana, un uovo più un tuorlo, una grattatina di scorza di limone e noce moscata grattugiata. Prepariamo subito il ripieno. Prendo una boule vuota, metto dentro prima di tutto lo stracchino, poi aggiungo il grana, ci vuole tutto, quindi è misurato, e le uova. Un uovo intero e conservo l'albume, lo metto in un contenitore in frigorifero che lo uso per un'altra ricetta e metto solo il tuorlo. Quando vi trovate che avete delle ricette che dovete suddividere le uova, è sempre meglio prediligere il tuorlo. Scusate. Ora grattugio la noce moscata. Il sale non lo metto perché gli ingredienti sono già tutti sufficientemente salati. Ovviamente questa ricetta questa è una pasta che va cotta in brodo, quindi serve il brodo, che sia un brodo vegetale o che sia un brodo di carne, questo è a scelta secondo i gusti delle famiglie. Direi che è abbastanza. Anche la scorza di limone è un po' individuale. C'è a chi piace tanto la minestra con la scorza di limone e a chi invece non piace tanto. Quindi non è un ingrediente che deve esserci per forza. Io sono fra quelli che non lo mettono molto nella minestra in brodo. Anche adesso si usano anche i cappelletti. Si usa fare i capelletti con la scorza di limone, col profumo. Mi piace nella crema pasticcera, nella besciamella, tante altre cose, ma non tanto nella minestra in brodo. Mescoliamo bene. Vedete che viene un ripieno piuttosto morbido, ma non c'è da spaventarsi perché appena si mette nel brodo bollente si rassoda. Ok, va già bene. Se volete mettere un cucchiaio in più di formaggio grana, perché poi dipende anche un pochino dalla dimensione delle uova, se sono molto grosse si può mettere un pochino di grana in più. Adesso stendo la pasta. Ho aperto la pasta, l'ho tolta dalla pellicola e l'ho infarinata leggermente, la divido in due parti più o meno uguali e la stendo con la macchinetta. Questa volta non a mano perché ho bisogno, anzi, ho bisogno, è meglio se viene squadrata, così abbiamo meno, i quadrettini sono tutti più simili fra loro. Ok, comincio l'impasto la prima volta sul numero 1, gli do la forma, cerco sempre di tenere la forma rettangolare e a tutta la macchinetta, bella larga. Se non vi viene bene la prima volta,
la ripiegate su se stessa in modo che prenda la forma bella squadrata. Le faccio tutte e due in contemporanea, si può fare come si vuole. Intanto, ecco, vedete come già è già bella squadrata la mia, quindi non ho bisogno di piegarla su se stessa, altrimenti basterebbe fare così e così e ripassarla. Se è necessario metto un pochino di farina. I numeri della macchinetta io li faccio uno sì e uno no, ma immagino che siete tutti bravi a usare la macchinetta, è comodo. Pensate, questa macchinetta qua me l'ha regalata la mia mamma quando mi sono sposata, è passata una vita. Allora passo tutte e due le sfoglie. Detto, uso sempre una tovaglia sotto, così mi posso muovere in qua e in là liberamente. Ecco, questo succede, non è un problema, perché io sono un po' testona, non mi piace tanto mettere la farina, invece ogni tanto si potrebbe anche mettere, dai, mettiamola un po', che comunque stando lì la sfoglia si rilassa e dopo resta un pochino più umida, è più facile che si attacchi. Ok, adesso stendo anche questa. Sono già arrivata al numero 6, la passo un'altra volta, poi sono a posto e dopo la metto sul tagliere. Questo è il numero 6. Questa è l'ultima passata. La sfoglia per questa pasta deve essere più sottile possibile, quindi anche se la fate col mattarello tenete presente questa cosa. Ora vado sul tagliere, ho infarinato un poco, la tiro ancora leggermente con le mani, che la mia macchinetta non la fa sottilissima, quindi mi aiuto un po'. Ok, finisco di stendere anche l'altra. Adesso stendo il ripieno, lo stendo con la spatola. È bello abbondante. È bello abbondante, ripieno, quindi quando la si fa in casa questa pasta si può tranquillamente ragionare in questo modo. Io ho fatto una sfoglia con due uova e due etti di farina e nel ripieno ho messo un uovo e un tuorlo, perciò se voglio metto due cucchiai in più di farina e quell'albume che mi rimane dal ripieno lo metto dentro l'impasto. L'impasto della sfoglia. Ok, non buttiamo via niente. Tanto. Adesso dobbiamo mettere questo sopra l'altro. Fosse tonda la sfoglia, la ripiegherei su se stessa come nel video dei ravioli. Io ho fatto un video con i ravioli che si vede molto bene come piego la sfoglia in due. Ecco,
aspetta. Perfetto. Adesso la taglio a quadrettini. I quadrettini più piccoli che possiamo, in base al tempo che abbiamo, a quanto vogliamo essere, abbiamo bisogno di fare la nostra bella figura. Noi che cuciniamo abbiamo anche piacere di fare bella figura, anche con l'estetica, perché si mangia anche con gli occhi. Sembrano pochi, ma questi, in base alla ricetta che ho io, sono sufficienti per 5 persone, sono abbondanti. Abbiamo quasi finito. Adesso devo fare i quadretti, tagliare in questa direzione, perché altrimenti non ci riesco. Non ho mai provato, però mi domando se li taglio grandi e li faccio al sugo o in bianco con burro e salvia, probabilmente vengono bene anche questi. Ok, bisogna fare attenzione che non si ammucchiano troppo. Adesso inizia la parte più complicata. Ho preparato un vassoio, metto della carta gialla, ma si può mettere anche qualcos'altro, anche uno strofinaccio. Metto un pochino di farina sotto perché appiccicano facilmente. E poi li dobbiamo trasportare. Quando li trasporto, vedete, io li faccio volentieri piccolini, quindi dopo mi meno sulle mani da sola, perché potrebbero essere anche un po' più grandi. Nel trasportarli si attaccano un po'. Sono morbidi, ripieno morbido per forza, è meglio trasferirli a mano piuttosto che... Ok. Poi quando si mettono sul brodo, nel brodo bollente, si irrigidiscono subito e vengono, che è una meraviglia. I quadrettini sono tutti trasferiti sul vassoio, vedete, alcuni si sono un po' guastati, ma non fa niente, tanto si riprendono in cottura. E volevo dire, per raccoglierli, per facilitare l'operazione, conviene ogni tanto passare la punta delle dita nella farina per avere il ripieno leggermente meno morbido di come l'ho fatto io oggi. Si vede che avevo le uova un po' grosse. Si mette un cucchiaio di parmigiano in più, di grana in più. Adesso li vado a versare nel brodo. Il brodo bolle, io vengo qui sopra e cerco di fare questa operazione. Ovviamente questi non sono asciutti come gli gnocchi, come una pasta, però scendono abbastanza bene. Un po' di farina sul fondo del vassoio e poi ci si aiuta un po' con le mani e si risolve il problema. Vediamo il risultato alla fine. Si possono fare anche dei vassoi più piccolini. Se mi aiutavo con una spatolina magari facevo meglio. Adesso non l'ho preparata. Se ci stanno tutti e come si staccano bene appena arrivano nell'acqua bollente, nel brodo bollente. Diamo forza al fuoco. Copriamo il tegame e aspettiamo che vengano tutti su bene a galla, che comincia a bollire. I nostri quadrettini sono cotti, facciamo una porzione la pasta in brodo. Io da parte mia consiglio sempre, una volta cotta, di lasciarla almeno 5 minuti prima di servirla. Direi che questo è già un bel piattino.
Come vedete hanno ripreso la loro forma, a parte qualche granellino di formaggio sparso, non c'è altro. Buon appetito! Speriamo di essere stati di aiuto a quanti amano la minestra in brodo e hanno voglia di cambiare un pochino. Bene, io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!